questo è un luogo dove noi verremo continuamente qui a pregare e qualunque cosa accade io posso smontare tutto, non me ne frega niente delle panche, della Madonna, di Cristo. Noi metteremo altre statue, quelle le restituiremo al signor Avella, così se le porta a casa. Quindi dite anche se l'ordinanza troverà applicazione di rimozione di quello che viene contestato sul prato, voi andate avanti con la preghiera. Certo, la preghiera innanzitutto. Eccole qua le panche che non sono fissate al terreno. Guardate, le vedete? Queste non sono fissate al terreno. Le vedete? Guarda, guarda. L'altro tema è la teca della Madonna. È una zavorra che serve per mantenere, perché qua ci sono dei venti fortissimi. Guarda, guarda qua. È appoggiata. È appoggiata. Queste qua si muovono, queste qua sono soltanto appoggiate. Voi pensate che ci sia proprio un'azione contro di voi? Certo. Proprio certo. Per colpirvi? Assolutamente sì. Stamattina c'era un titolo, Gianni Cardia rinviato a giudizio. Ma non è vero, io sono qui. Ha fatto un processo per questa cosa? Ma assolutamente no. Lei è stato indagato per, come rappresentante legale, per abuso edilizio sul gazebo che c'era? Solo il discorso del gazebo, adesso l'abbiamo smontato e quindi questa cosa ricade. Ma lei ha mai fatto un'udienza per questa? C'è stata una prima udienza. Quindi è andato, quindi c'era il rinvio a giudizio? Non è il rinvio a giudizio, cioè non è un giudizio. C'è un'udienza che doveva essere praticamente a ottobre-novembre, quello che mi ricordo io, ma che cosa vogliono dire con questi rinvii a giudizio? Io questa cosa non la capisco. Il gazebo ora non c'è rimasto più niente, è tutto tolto. Anche i plinti di appoggio. Abbiamo firmato il verbale che adesso... Accertato, non c'è più, lo vediamo più. Assolutamente. Noi siamo nella verità. Se qualcuno ci vuole infangare, lo faccia pure, ma tanto prima o poi non è che si mette contro di noi, si mette contro Dio, perché noi stiamo soltanto facendo una cosa qui, la preghiera, punto. Poi noi possiamo smontare tutto, lo ripeto, possiamo smontare tutto, ma noi saremo qui. Il 3 giugno ci sarà la preghiera? Assolutamente sì, come ci sarà il 3 giugno, il 3 luglio, il 3 agosto, il 3 settembre, il 3 ottobre, tutti i mesi. E come facciamo tutte le settimane? Alla faccia di chi vuole che qui non veniamo a pregare, punto.